Ecco, guardate sto cavolo di negozio, che cavolo vende? Vende tutte statue, ma cavalli, qualsiasi animale. Tra cui ci sono dei... Adesso ci passo, faccio passare sta qui così posso andare meglio. Vende dei galli enormi, ma che cavolo se li mette sti galli enormi in giardino? Questo è proprio un negozio caratteristico di Ocala. Ocala lo conosciamo tutti, città famosissima per la casa di John Travolta e... Vabbè, è famosa nel nostro mondo per via di tutti i parchi nazionali, così, no? Per noi kayakers. Ah, guarda quei galli del cavolo! È enorme! Cazzo, uno se ne fa di uno! Proprio così, bufalo tanto quanto, ma quei galli non è che siano tanto belli. Non so. Allora, io vedo che cavolo andare, andare dritto se... Okay. Cose di oggi... Scusate. Chiuschi, chiudi l'acqua! Scimunita! Porca puzza, adesso Chiuschi, di solito ai gatti non piace l'acqua, invece a lei piace. Stamattina l'ho trovata nella vasca da bagno con tutta la schiuma, gli occhialetti che faceva le immersioni, perché per lei la vasca da bagno è una piscina. Mi sta facendo sprecare un sacco d'acqua. Porca puzza, devo andare al distributore, non c'ho olio. Allora, cose di oggi. Sto facendo sti video uno al giorno, non c'ho più cose da dire. Allora, qualcosa c'è sempre. Allora, che ore sono? 9:30, sono in ritardo. Oggi dicono che pioverà, deve arrivare l'uragano Igor. Se domani non faccio un risposta ai lettori, no, cose di oggi, vuol dire che è arrivato l'uragano. Allora, ieri sera bellissimo. Oh, lì sono tutti bloccati. Sì, e sera bellissimo, ho visto le Iene che è iniziato. Ovviamente c'avevo il feed in Google Reader. Ho visto 11 feed, 11 nuove cose da vedere. Tac. Allora, bello, bello. Poi la gente si stupisce sempre. Come fai a vedere Mediaset? Come fai? Da giusti? Ma che è? Dal sito di Mediaset? A volte le cose semplici sono le cose più sconosciute. Io sfido! Cioè, io scommetto che c'è gente che si guarda le Iene da YouTube, perché c'è qualcuno certosino che rippa le puntate, le upload, ma magari lo fa magari per fare dei banner così. Però io mi ricordo, infatti le avevo viste molte di quelle su YouTube. E invece basta andare, sito Mediaset. Lì cerchi Iene, ci sono tutte le puntate. Non è che c'è gli intermezzi che... Vabbè che lo so, voi volete vedere le ballerine nude, però a me, io che sono una persona molto colta, intellettuale, voglio vedere i servizi. Allora, un servizio molto bello era quello, finalmente, forse la gente inizierà a capire quanto è stupida. Quella dei braccialetti Power Energy. Adesso scommetto, tutti dicono, io non ci credevo. E invece l'altra volta, ma mi sono stupito anch'io, l'ho messo su Facebook... Credendo che tutti mi avrebbero detto, ah, è vero, una no, quasi tutti dicevano, ma non è vero, funziona, l'ho provato con mio fratello. Ma dovete pensare come pensa Chiuschi, scientificamente. Allora, plastica è la plastica, non è che la plastica ha delle proprietà. Poi dentro, anche se ci fosse... Che l'ologramma, un ologramma è sempre plastica, cosa può? Un materiale misterioso, che sia una platina d'oro, forse qualche effetto sicuramente negativo, si poteva averlo con magari una bella platina di plutonio, un materiale molto radioattivo. Allora lì vedete c'è qualcosa, ma un plasticone ologrammato, poi la cosa bella ha fatto ridere, ehi, ma questo scimmiotto! Vuole girare o no? Sì, voleva girare, ma manco le frecce mette giù della pietra, è un tir. Allora, mi ha fatto perdere il discorso. Sto stronzo. No, la cosa bella è che c'era Marco Berrino che ha fatto vedere prima questo qua, Power
ti fanno il test, cosa che avevo già detto anch'io. Il test prima te lo fanno senza e te non ti aspetti cosa succede. Poi ti mettono il braccialetto, ma poi è bellissimo proprio la stupidità delle persone. Manco il braccialetto al messo sopra. E vai, neanche il contatto, praticamente c'è il silicone che è a contatto con la pelle. Poi, dopo hanno fatto la prova con quello delle bancarelle da 5 euro, funzionava lo stesso. Alla fine hanno preso loro un braccialetto del cavolo con un bottoncino delle Iene sopra e andava anche quello, tutti stupiti. Ma sono un paese di baluba, e questo lo dovete anche ammettere. Poi hanno detto 1 milione di pezzi venduti negli Stati Uniti, ma io non so dove cavolo li ha venduti perché non l'ho mai visto. Infatti quando gli ho detto a Mary Fish neanche lei l'aveva visto. Secondo me anche lì magari, cioè se dicono, se vengono in Italia e dicono questo braccialetto funziona, negli Stati Uniti ne hanno venduti 3, non è che fa scena, invece dicono se Stati Uniti ha venduto 1 milione, gli Stati Uniti sono intelligenti e quindi lo dobbiamo comprare anche noi. Comunque quello mito sfatato, ma non ci voleva tanto. Poi altro bellissimo servizio era quello del ladro che fa vedere come scassina le porte, che adesso molti diranno sì, ma adesso fanno vedere, insegno ai ladri come rapinare. Invece no, io il servizio l'ho trovato molto interessante e mi dice come fare a non farsi rapinare. Anzi, se non l'avete visto, guardatelo. Poi invece riguardo al servizio, ma non l'ho fatto vedere, una cosa che avevo visto in un altro servizio era come fanno a rubare le macchine, no? Soprattutto quelli che hanno quella specie di sistema antirubo che si attacca al volante, di acciaio ultra potente che non lo tagli neanche con un raggio laser di Superman, no? Sì, ma loro tagliano il volante. Ma infatti era bellissimo perché questo coso qui magari aveva speso anche $300, no, per comprarlo. Non lo tagli neanche con le lame rotanti di Goldrick. Beh, tagli il volante e lo sfili. Lo stesso concetto era più o meno, adesso non me lo ricordo bene, però era in quei blocchetti delle ruote sulle moto. Cioè il blocchetto lo lasciavi, però svitavi la ruota e allora dopo si sfilava, non mi ricordo com'era, però bisogna pensare anche fuori dalla scatola, come dicono gli americani. Stesso concetto anche le porte blindate vecchie. La blindatura non si rompe, ma si rompe la porta. Stessa cosa si potrebbe dire nelle case americane, no? Infatti il fatto che noi americani non abbiamo blindature, niente. Ma metti caso che io mettessi una bella blindatura sulla porta davanti, no? La gente entra dalla finestra. Vabbè, mettiamo che c'ho anche l'inferriato. La gente fa 2 pugni nel muro ed entra, perché i muri sono tutti di cartongesso, anche quelli esterni. La struttura portante è dentro, ci sono delle cose, ma delle colonne in legno e basta. Poi l'altro servizio molto bello era quello, c'era quello che offriva lavoro, porcone, che offriva lavoro in cambio di prestazioni, una figura, ha fatto una figura un po' barbina. Il servizio non è che mi interessava più di tanto, però volevo far notare la conduttrice, ecco, quella mi sta simpatica, perché ha i capelli corti molto belli. Poi ha gli occhi grossi, ma grossi, no? Grossi, tipo sformati, tipo quelli di Ciuschi, no? Ce li ha più grossi, tipo cartone animato. Ecco, se siete delle ragazze simili alla Iena delle Iene, potete mandare il curriculum a me, che io vi sottoporrò un colloquio, e eventualmente a un tempo indeterminato presso la mia azienda. Poi, cosa c'era? Ah, bellissimo! C'era la puntata, anche in Costa Smeralda c'è Crisi, no? Allora c'era Lucci, che a Lucci non mi piace tanto perché è palloso, è noioso per le solite cose sulla politica. Però a volte fa ridere. Allora andava da questi qui con la barca, mega yacht, ma la Crisi com'è?
pensa, una volta, cioè parlava con uno padrone di una discoteca, una volta facevamo 800 milioni a sera, adesso non arriviamo a 50.000 dollari, 50.000 euro. Oppure, ah sì, una volta prendevamo un sacco di bottiglie del Dom Perignon, invece adesso non si fa più, ne prendiamo al massimo due, al massimo due bottiglie veloci, 900 euro a bottiglia, 1.700, fate faccio vedere questo qua che andava nel localino, due bottiglie di Dom Perignon fatto col bicarbonato, arrivato al conto 1.700 euro. E neanche l'hanno bevuto, l'hanno spruzzato, stronzate, no? Poi facciamo vedere, poi c'era quella lì sulla barca, porca puzzola. Infatti io farei uno sciopero, le persone ricche dovrebbero scioperare. Pensa te, non vanno più nel privé del billionaire, che costa troppo. Che anche lì bisogna stringere i denti. Molto bello. Pensa, c'era quella lì intervistata, lei, per risparmiare, non stava più in, non faceva più i giri con la barca, ma anche per andare nell'isoletta davanti, che sarà un chilometro, se ne stava tutto il giorno sulla barca a prendere il sole, proprio uno schifo. Faceva ridereissimo. Di Lucci mi piace quando va da uno che non conosce nessuno e dice, infatti a volte lo dico anch'io, ecco questo qui personaggio dell'alta classe, lo conosciamo tutti, infatti a volte dico anch'io, ecco questo personaggio qua della Apple, lo conosciamo tutti. Basta. Poi c'era, vabbè, i tuffati, anche quello lì che vendeva biglietti e poi non li dava, ha fatto una figura bardina, uno scimunito, una faccia da culo anche. Poi, ritornando sempre uno dei miei topic preferiti, WordPress mi sta sulle palle. Allora, secondo me WordPress, perché almeno io per fare i blog così, che sono di blog del cavolo, per sitini, che i clienti vogliono il blog, ma non lo aggiornano, ma neanche lo vogliono, ma poi non lo aggiorno neanche morto, allora che senso ha avere un blog se non lo aggiorni? Comunque si tiri del cavolo così, allora io di solito piglio un tema di base, o un tema abbastanza semplicotto, lo modifico, però secondo me il concetto è sbagliato, perché andare a modificare un tema che non hai fatto te è un gran casino. Io ieri dovevo spatacchiare una cosa, non riuscivo a trovare la cosa, sono andato a vedere nella pagina delle funzioni lì, function 10, ma che casino, non si capisce niente. Allora, fino a ieri ho detto, ma porca puzzola, WordPress sembra facile, in realtà è un gran casino, Expression Engine molto meglio, però forse ho sbagliato il concetto di base. Se io avessi imparato a fare il tema da zero, senza usare i temi, se usi i temi già fatti è un gran casino, a meno che non li modifichi, però se devi modificare è un gran casino. Allora, se io invece avessi imparato a usare tutti i tag partendo da zero, allora forse sarebbe forse più o meno uguale a Expression Engine. Però non lo so. Chiusa la parentesi molto veloce, che poi questi argomenti non piacciono alle donne. No, perché ho visto un grande incremento di iscritte donne al mio canale Facebook, più che altro, perché me lo dice tutte le volte, no? Ma saranno i nuovi video che ho fatto di uncinetto, punto croce e cucina che attirano, non so. Non penso che le donne cercano i miei video perché sono bravo ad andare a pescare, parlare di motori, parlare di motociclette, di caccia, robe per noi uomini, insomma, di computer, che le donne non fanno queste cose, le donne non le sanno fare. Poi, allora. Oh, finalmente in beneficio si è decisa che il prossimo che pigliamo a lavorare è uno o una, spero un uno,
perché l'una dopo non sa fare, poi non lo so, è lo stesso, indifferente, però che sia esperta di web design, grafica e programmazione. Il problema però è che dopo mi fanno fare meno lavori a me, è anche un... però a me piacerebbe più uno che sia proprio espertissimo nella programmazione PHP, proprio programmatore, che aiuta me nelle cose difficili. Invece se ne prende una... cioè lo prende anche perché c'è così tanti siti da fare che non c'ho più tempo di fare un cavolo. Che cavolo, stai lì. Perché una volta voleva una vecchia, parla ai clienti, sì, ma ormai non mi ricordo più, cioè non, di cose tipo stampate, loghi, brochure, non le vuole più nessuno, vogliono tutti il sito web e basta. L'ultima volta che ho fatto un logo sarà stato un anno fa, non mi ricordo più neanche come si usa Illustrator. Sì, è Illustrator come il Paint, quello di Windows. Qua. Brochure, ma pochissime. C'ho dei flyers da fare, ma proprio scarsi. Più che altro si fanno pubblicità per andare sui giornali e siti web. O email blast, quelle strozzate lì. Che a me le email blast non ispirano tanto, però... poi le email blast hanno tutto il concetto loro, non puoi usare i CSS troppo, non puoi fare tante cose, devi usare ancora le tabelle, poi Google, le immagini di background non vanno, allora devi mettere tutte non di background, poi a volte il CSS non lo legge, e invece tutto un pastrocchio, non mi piace, non piace farlo. Allora, per il momento è tutto. Ah, non c'è nessuno qua. Dicevo di essere in ritardo, ma non c'è nessuno. Olè. Sì, ma ero in ritardo, ma non è che stavo spataccando a casa a guardare il computer. Stavo cercando di risolvere un problema a un sito web che sto facendo. Quindi, a parte che sono le 9:40, non sono neanche tanto in ritardo. Allora, per il momento è tutto. Ciao a tutti.